Thank you.
Allora ci siamo, è il giorno, è il Pokémon più drammatico degli ultimi 60 anni, e 60 anni fa non esisteva nemmeno. Questo è il Pokémon cristallo, per essere precisi, più greve, sfasato, fuso, bruciato che vedrete oggi. L'ho deciso io ovviamente, nel senso, non so che cazzo facciamo. Beh, un po' di Madonne penso voleranno oggi, io non ho particolarmente filtri inibitori. Sono leggermente andato di testa, come se le altre volte non lo fosse, vabbè, e basta. Io voglio subito ringraziare in realtà Mr. Antonio for Life per il follow, avvenuto tra l'altro off stream, quindi palle enormi, grazie mille. For Life mi ricorda però il Bullet Club, quindi non sono molto contento se ci pensiamo. Però vabbè, sono gusti nel senso. Magari qui qualcuno piace il Bullet Club, mi fa piacere, la A me fa vostra schifo il opinione non cazzo, conta, buonasera. ma a noi fa schifo al cazzo. Confermo quello che ha detto mio fratello Matteo. A me fanno schifo i giapponesi, quindi. Benissimo, e adesso Buongiorno! riconfermo quello che ha detto mio fratello, non Matteo, ma cambia due lettere, Mattia. Quindi siamo a posto. Olè, allo, come dicono Arezzo, Devo quelle decisamente settare i grandissime nomi teste sulla di live. cazzo. C'è bisogno di mettere i nomi, c'è anche bisogno di dirvi che è oggi no sponsorship, L o meglio, c'è in stream sempre, però non farò marchette, voglio andare dritto per dritto, voglio vedere un po' di bel Pokémon perché oggi in sostanza, figlioli, non ho un cazzo da fare. Motivo per il quale voglio un attimo intrattenermi e intrattenere nel meglio delle mie possibilità, tenendo conto che oggi già ho avuto un podcast 4 ore fa. Dove ho parlato di un barile match, è una stipulazione, un barile match. È stato un incontro illuminante, se devo essere onesto, molto formativo sotto tanti punti di vista, non solo legati al wrestling, vorrei dire. Mi è stato detto di andare fuori e guardare se effettivamente il mio prato è verde, insomma. Go touch grass. Esatto. Ah, raga, il barile match è stato interessante. Non ho detto bello, ho detto interessante, secondo me. Comunque, i fusti di birra al posto delle sedie nei chairs match. Immaginatevi questo. Ci siete. Il Nel vincitore deve frattempo, bere un barile di sotto. birra. Guarda, mi sa che l'hanno bevuto indistintamente vincitori e sconfitti. Comunque, punto Ottimo. esclamativo, playlist. Che l'ho scritto male, quindi aspettate un secondo. Punto esclamativo playlist in chat su Twitch in diretta sempre, lo sapete, figlioli, per la playlist Spotify del podcast, perché su YouTube non ci stanno le canzoni copyright, perché se no ci chiccano l'archivione YouTube e Se noi no non ci vogliamo che clicca. ci ammazzino il canale, cioè, non ci vediamo un mezzo centesimo, ma è un archivione, è bello. Possiamo rivedere delle puntate vecchie, nomi cose città, le tier list sui biscotti, quelle con Max, che in realtà era la prima cosa che dovevo dire, non l'ho detta, non so perché ho preferito dire la tier list sui biscotti, va bene. Ma l'ultima sempre alla fine. È sempre il dulcis in fondo, c'è Il ragione. dulcis, E dulcis. il dulce, io ricordo solo una cosa, entro poco, il Mr. Max is awesome torna da noi. Mister Mac is awesome. No, Tanto abbiamo pure Mr. Grimer davanti, soprattutto. Esatto, l'ho detto apposta. E A posto, a posto. Questa è una gran cosa. caruccio Io lo sprite di Grimer. non stavo Lo guardando. resta Comunque, volevo dire, apposta. Max is awesome prossimo mese torna qui da noi. Ufficiale. Definito, bisogna solamente decidere la data precisa, ma è ufficiale. Official. E official. È come Adam Oh, Pearce. It's Cristo. official! Matteo, posso chiederti una Posso cosa per la chiederti una grafica? cosa per la grafica? Ovvero? Allora, posso chiederti se puoi ingrandire un po' la schermata, quella di la visuale del gioco, che è un pochino Momento. piccola. Cioè, Sì, è un quello che po'. farei io è sposterei la parte di Spotify un pochino più verso destra, allineata alla chat. Un pochino più a destra tutto il reparto delle grafiche di Pokémon, con le medaglie e i Con le Pokémon medaglie. effettivi. Allargare un po' e mettere tutti i nomi sullo stesso piano. Può essere. È una Aspetta. buona idea, Che effettivamente. siamo professionali. Aspetta un attimo. Bisogna fare la riempitura di spazio, capito? La riempitura.
Buoni tutti ragazzi, che c'hai Bush. Appena... Sab? Vabbè. Sab. Io non l'ho sentito perché in questo momento mi è partita la pubblicità di Fortnite a Luca Comics and Games. Eccomi, scusate. Ma guarda, sto guardando adesso la pubblicità di Luca Comics and Games. Mentre è partito i Bushi, c'era Luca Comics and Games. Io allora, ho riso. Ti ho sentito un sabu. Ah, un sadu? Sabu. 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 Va bene. Comunque, ciao Giulio. Giulio, buongiorno. Grazie per i due bittini. Buongiorno, sperando che lo diventi. Bravo. Ottima cosa. Io non so sinceramente che fare quando avremo staccato. Sarà veramente triste e sarò in un abisso di tristezza e depressione. Sì, va bene. Sposta un pochino più in basso il Yappapi Podcast, quello in basso a sinistra. Il dischetto, sì. Il dischetto. Come che si chiama? Il vocalize. Sentite, vaffanculo, non lo so dire. Comunque, bevo un attimo mentre Matteo fa le cose e okay. Dico solamente che... Siamo già partiti e noi abbiamo due medaglie come da grafica. Ok, e va bene. Dovete essere bollenti, ragazzi, in chat, perché oggi andiamo da Chiara. Oggi si ride. Tra l'altro, oggi giornata veramente simpatica per il nostro Matti Quara, simpatica anche per il sottoscritto. Per Matteo, noi, sinceramente, non lo so, magari sarà normale. Però non tanto comunque peggio. Buon, perfetto, bene, tre giornate di merda. Tre giornate di merda, questo è pallosa, sì, ma in realtà ti dirò, qui quello che secondo me è andato peggio è Matti, gli hanno scagliato, comunque tutto questo non ha senso perché entro un'ora probabilmente peggiorerà in modo abissale, quindi preparatevi, nel senso, è per questo che ho scritto drama nelle storie Instagram. Io e i Bush vi daremo il nostro supporto apprezzato. Ci siamo, io sono carico. What? Evil is cosa? Evolving? Esatto, sta diventando Evolvil. Proprio Evolvil. Questa settimana Evolvil. Ho fatto spazzolare 18.000 volte se non si evolverà oggi. Ecco, proprio Umbreon, il miglior grandissimo. Pokémon, e ovviamente off stream si è anche schiuso l'altro vetto. Ecco, io volevo dire che è Elekid comunque, Elekid, sì, che è in grafica, e Umbreon, migliore evolution, domanda secca? Sì, punto. Non ci penso nemmeno. Bravissimi, non volevo esitazioni, infatti, questo era il mio obiettivo. Che però Litheon, dai, è sotto di poco. Scelgo Ruggito o Colpo Coda? Ruggito o Colpo Coda? Io leverei... Che attaccante è? Tank. Tanca come uno stronzo. Se è un tank, davvero? Io avrei levato Ruggito a priori, in realtà. Ma io poi pensavo di mettere Flash al posto di... Ah, già, vero. Sì. Cioè, allora, il setup... Definitivo non lo possiamo fare prima di canto perché ci serve tossina. Il doppio team che si trova al casino di Azzurrapoli. Ok, quindi abbiamo spot definitivo. Cosa volevi fare? No, c'è già Notte Sferza in questo gioco. Non c'è. Sì. Inseguimento. In caso di Switch, ma non penso succederà mai perché. C'è un po' di ritorno. Sì, lo sento pure io. Comunque grazie Giulio per il supporto. Sempre apprezzato. E io, che cazzo... Ma che è successo qui? Perché ragazzi mi si è aperta la stream di Blue Racca. 18.000 spettatori, 34.300 sub. Va bene. Sì, ciao. Cioè, io penso che veramente... Abbiamo sbagliato, potevamo fare, che cazzo ne so, potevamo fare Fortnite, nel senso... Cioè, veramente, no. La community di Twitch Italia... Nemmeno molto. E credo veramente una roba allucinante. Così. Allucinante. Al 36 impara finta, comunque. Che preferisco inseguimento.
Dici inseguimento o meglio defunta? Perché in caso, essendo un annoyer, in caso di switch out è meglio inseguimento. Cos'è priority inseguimento? Inseguimento anticipa il cambio del Pokémon e fa più danno se stanno in sostituzione. Carino. Non ricordavo. Ottimo. Ottimo. Molto buono. Vedo uno che sta streamando Pokémon Fire Red, Leaf Green live presto perché domani Lucca. Oddio, va bene. No, però c'è 931 Spectre, quindi ne sa. Va bene. È peccato poi, che poi gli cambia anche gli occhi così. No, vabbè. Vabbè, io dico solo che Lucca Comics and Games non ci sono mai stato e sinceramente non me ne pento. Cioè, io penso che comunque sia una bella manifestazione nel complesso. C'è andato un mio collega, che in realtà ho già citato qualche volta qua al podcast, mio fratello Alessandro Forni. C'è andato lui, che è un fanatico di Dungeons and Dragons di base, oltre che un gran gamer di Xbox, e questo l'apprezzerà Matteo, un grande gamer di Xbox, c'è cioè la Series X, e c'è andato e mi manda le foto. Mi dice, dannazione Tognaccini, ma perché non sei venuto? Gli ho detto, io vengo a Lucca Comics and Games, dove l'unica cosa che faccio è girare, non comprare un cazzo e tornare a casa. Tanto va così, io vado a vedere, no, io devo andare a Lucca Comics and Games perché ci devo avere un punto di interesse forte, che mi fa fare una cosa importante. No, capito? Non è che devo andare a girare Maremma Maiala, ovvia, nel modo più strano possibile. Ovvia. No, comunque anch'io sono così alle fiere. Oggi voglio andare di dialetto. La miglior fiera di sempre, la Rifi Colona, San Giovanni Valdarno, fanno le cose, fanno tipo le costruzioni in cartapesta. Una volta hanno fatto una mongolfiera, calmi, una mongolfiera. Una mongolfiera. Mongolfiera. Una fiera, quindi. Una mongolfiera interamente di cartapesta. E fanno. Con questo fanno a San Giovanni Valdarno. Bello. Come carri di carnevale. Esatto, solamente qui fanno proprio carta pura, carta e cartapesta. E lo fanno una volta. È bellino in realtà. Ma San Giovanni è caput mundi. Ah, ragazzi, San Giovanni Valdarno, io non vorrei dire. Ma il cantante, ovviamente, San Giovanni. Vabbè, adesso basta, è il momento di tirare fuori questa chicca incredibile mentre Evil ha battuto Abra. Sì, intanto cerco la cattura qui perché l'avevamo saltata qui. Fai bene. Infatti, se vedi il seguimento, anticipa il teletrasporto. Cursuit. Come Trivial. Ma è morto. C'è qualcuno che sta arrivando. Dobbiamo prendere qualcuno di nuovo di questa gen. Aspetta che te lo vado a controllare, scusami. Io volevo dire, voi non lo sapete figlioli, ma io ho parlato e preso un caffè con niente meno che il terzo classificato a The Voice Senior Italia. The Voice Senior, sì, su Rai 1. Ah, gran programma. Sorry? Momento Macconi, va bene. No, il fatto è che mi ha fatto ridere che l'ha fatto la nemesi di Macconi, la città Macconi. Sì. Capito? Che questa è una cosa buffa e noi possiamo dire, perché tanto Federico non le guarda le stream, quindi. Mattia ovviamente è la nemesi naturale del Macconi, ogni volta che Macconi scappa dalla chiamata di Macconi libero. C'è Snabbul solo però non di notte. Allora ciao. C'è Drowsy, di notte puoi trovare Drowsy, Utut. Ratata, Jigglypuff, Abra, Drowsy. No, Drowsy sì, te l'ho già detto. Boh. Non so, Golden Road City. Ecco, hai botte in testa? Ce l'abbiamo, no? Sì. Ok. Allora puoi trovare Execute, Utut, Ladybug e Spinarak. Ok, ci sta. Immagino Ladybug, no? Spinarak sì. No, tutti puoi trovare. Poi invece? Mi ero perso una cosa in realtà, che non mi ricordo più, quindi non la dico più. Vabbè, lì dov'è che sei? Quello sopra Fjord the Robber. Sopra, quindi il percorso 35? Penso di zì.
Ok, qua sopra puoi trovare di nuovo Snubbull ancora, però solo di Solo di giorno. cane di merda. Oh, ma No, in realtà povero vi Dio. dico. No, ma che cazzo? È partito Love Philosophy di Jamiroquai. Pensavo fosse la theme song di Golden Road City. Dai. Senti, cioè, senti che vibe ti dà una canzone del genere. Mamma mia, che in realtà Io lo invece senti, c'ho ma la non lo puoi pubblicità, in sentire. live c'ho la pubblicità. È che a me è partito più tardi, coso, Spotify, pure si chiama tipo Spotify. playlist. Spotify, vabbè. E roba con botte in testa in questo percorso di merda. Perfetto. Mamma mia. Madonna, ma PG sembra un'illustrazione. Cioè, nel senso, sembra uno sticker. Porca Sì, puttana. vero. Uno di quegli stickerini che compri su Amazon. Madonna, PG è arrabbiatissimo, figa. Non l'avevo visti finora. No, non ci Mi toglie il incazzate con quella sonno. cresta lì. Sto sempre a guardare altro, sempre a guardare la chat e Spotify e Google e quello e quell'altro. 18. Beh, Qualcuno almeno non. che abbiamo catturato di Pokémon l'abbiamo chiamato Osprey? No? No, non credo. Non. Allora il Infatti, non prossimo abbiamo uccello lì. lo chiamiamo Osprey. Eccoci Ma non qui. so quando lo Va bene. troviamo il prossimo Il Permuto. caso, il prossimo uccello. Qui non c'è un cazzo, Quindi il nemmeno prossimo col botto in testa. uccello è prenotato Osprey. Va bene, bisogna ricordarcene. Ditto. Ditto Ah, qui è vero. Qui è merda. vero. Allora. Madonna, ma emote del vibe questa canzone comunque, bellissima. Prova botte in testa, Prova va, che botte. se Qual è no. questa? Ah, 35. in due time. 36, aspetta, se vai al 36. No, io sono ancora indietro, io sono un po' sfasato da te, sono ancora Jamiroquai, a Love Philosophy. Ah. Puoi trovare Spinarak al 30% nel 36, nell'erba alta. Ma il 36 abbiamo già preso qualcuno. Che era Spinarak nell'erba alta. Poi ed è. Che continua fino a Violaboli, mi sembra. Già, vero, 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 Non conta perché ce l'abbiamo. Ma c'è altro oltre Spinarak e tutto? Te l'ho detto, Snubbull, però c'è No, solo di soprattutto. Oh, giorno. Ledyba. Ledyba. Che dorme? Non me lo ricordavo di si trovare Pokémon con status. Che Sì, di notte alcuni dormono. figata. Pokémon Cristallo l'ho sempre snobbato abbastanza, che avevo giocato sempre a oro, argento. Guarda, io cristallo. Sì, non è vero, ho fatto la Soprattutto quelli stessa sugli cosa, alberi però. dormono. Però, pur avendo fatto la stessa cosa, proprio non l'ho calcolato. Molto bellino finora, eh. Mi sta Sì. piacendo tanto. Belle meccaniche, sì. E che cazzo? No, amo. Non si dice pisello. Non si dice cosa. Infatti ho Comunque, detto voglio dire cazzo. una cosa. Andrea Pirisi, secondo me. Se fosse intenditore dei Pokémon, adesso pensateci. Io voglio dire, Piriti stream a parlare di Pokémon, secondo me Ha può una regalare squadra solo delle di Marippa. emozioni. Eccoci qui. Potrebbe E un drompa. Un Potrebbe drompa fare un perché è fattone. content. Potrebbe fare un content, secondo me, illegale il È Piriti. Macconi femmina. no. Eccoci qui. Sì, sono proprio io, un moscone con le Uccidi. chele da granchio. Eccoci qui. Questo è il mio sprite, dai. Non lo so, non so Una che coccinella. basta. Sì, oddio, certo, è Beedrill a metà, però vabbè. Volevo dire, è femmina, ma basta femmine. Make No, questo. male Pokémon great again. Pokémon, ovviamente, perché No. Elekid, che era in grafica, che è l'uovo schiuso, per chi non lo sapesse, è femmina. Quindi, cioè, è Abbiamo di difficile trovare femminucce. nomi. Chi è che ha vinto la Un PWE Ledyma. 500 quest'anno? Una Ah, è giapponese. Siuri, Siuri, Siuuu! Siuri, Siuri. No, No, per favore. Siuuu!
Io l'avevo allora, fatto proviamo oggi, a trovarci un senso. Era troppo easy da fare. Siri. Allora, Coccinella. Coccinella. Viene in mente vedi. Qualcosa? Coccinella, mi viene in mente Miraculous Ladybug. Anche a me. Però non si può fare. Miraculous Fabulous Mula. Fabulous, se no sei chi? Carmella. F-A-B-U-L-O-U-A-S. S soprattutto, S proprio. S. Non la S e basta. Sì, allora, sì. Carmella potrebbe essere un'idea. Va bene, dai, mi piace Carmella. Si mette Carmella. Mella. Bello. Mella, come Melo. Mello is money. Mello is money, che figata. In realtà non è vero, non ho da dire niente, scusate. Era per tappare un buco morto, sapete com'è? Io troppo sono abituato a parlare fisso perché Federico Macconi non parla, Andrea Pirisi non esiste, Matteo Feliziani è poco loquace, eccoci qui, cioè, buonasera. Siamo sempre lì a schernire quelli che non ci sono. Sì. Io... mi si è rotta la voce, che palle. Io? Adoro. Ricordo alla gentile clientela che questo è il mio secondo podcast di giornata, quindi sono giustificato. A che livello era? Vi ricordate? Che non... Non lo so. Aspetta, vedo qua su. Io, che non mi si rompe la voce. Madonna, bellino lo sprite dell'omino. Io sono sempre dedito a prendere per il culo chi non c'è, dando ovviamente la possibilità poi, quando non ci sono io, di essere pesantemente preso per il culo. Perché è giusto così, secondo me. Cioè, secondo me parlare alle spalle, ma avendo la possibilità di questa parlata alle spalle, di essere varrata, quindi vista in un modo o in un altro, qui Twitch e YouTube, si può fare tranquillamente, non ci vedo nulla di male. Il problema è quando non lo fai, non puoi dare la possibilità a chi gli può fregare di guardare. Andrea Pirisi ha mandato un messaggio in Cina. Eccoci. Che detto così è interessante. Oh no, hanno cambiato l'interfaccia su Instagram web. Perché? Perché lo utilizzo da PC. E no, hanno cambiato l'interfaccia. Cioè, io sono dell'idea che... Cioè, ci ho provato Instagram web, mi è venuto tipo... tre tumori diversi, cioè nel senso... Bello. Vabbè, una bella sincope. Siamo sempre più vicini alla reazione a essere elite. 10. Oh no. Fai il tuo lavoro e fallo bene, fai gol e facci vincere, come hai fatto ieri sera. Se ne hai sbagliati 10 non mi importa nulla, se hai vinto se contava quello. Per me puoi pure esultare rotolando per 70 metri di campo, basta ci fai vincere. Tifoso medio della Fiorentina su Luka Jovic. Scusate, vincere. Siamo sempre lì. E poi lo sapete, nel senso. Va bene. Luka. Supersonic e tacco. Molto lì. Segnalo Francesco Akira che posta bevendo vino a Tokyo. Chad. E poi fa una foto con un mutante più o meno, cioè nel senso. Ah, ma ce l'aveva. Guardate Instagram. Guardate l'Instagram di Francesco Akira. Ogni tanto fa della roba un po' strana. E sì, siamo al parco. Sì, com'è il parco nazionale si chiama? Sì. E oggi c'è la gara, ma è inutile perché non ci sta niente di seconda gen. Allora è schifo. Beh, in realtà ci sta Sankern. Nel parco sì, però durante la gara no. No, nel garo no. Nel garo! Allora. Io non so. Con la squadra stiamo messi. No, wait. C'è Pinsir. Ci proviamo? Ah no, Pinsir è di prima, porca troia, è vero? E cosa, scusa, stavo... Dico, proviamo con la palestra? Dai, sì, andiamo a rompere il culo. Andiamo a rompere 18, il culo. 16, allora, 17, Milka, anche mi pare sia al 20. Capito? Per questo io avevo un po' di remore. Nel dire, cioè, però, vabbè, comunque, io fossi per me andrei lesto, però ho autoimposto la regola del level cap, quindi fino al 18 no dai, proviamo comunque, tanto tempo di andare là, l'abbiamo livellato.
Va bene, dai, sono d'accordo. Andiamo a battere quella puttana di Chiaranasti. Ole, no, no, Chiaranasti. No. Sicuramente ci segue, quindi ci guarderà. Sì, sì, certo. mi ha fatto un attimo, mi ha colpito questa giocata di Matti Cuara, mi è piaciuta. Mi è piaciuta, bello. Cagno di Zagnolo. No, cazzo. Pensavo quello che ho detto io. No, di Zaccagni. No, Pisello. Qua te rischia di lasciare Cedia. Vabbè, no, Tea. No, è lui, è Nicolas. Proprio lui. Posso dire una cosa? È legata al wrestling, perché a NXT, ultima puntata, c'è stata la figlia di The Rock che ha debuttato. Sì, ok? L'ho visto. Con lo schism. E io fino a tre settimane prima, vedendo... È una figura piccola con la cartella, sempre con la felpa e il cappuccio. Ho detto: hanno ripescato Nicolas, che adesso ha 12 anni. Quindi, a differenza di un certo Minus One, ha un minimo di coscienza per stare lì e fare qualcosa di utile. E sì, insomma, pensavo. Poi invece, no, era Ava Rain, quindi la figliola di The Rock. Vabbè, che ha genato lo schifo. Bella stable comunque, cioè nel senso sì. ha potenziale. Mi sono rotto il cazzo delle stable tre maschi e una ragazza, però va bene. Beh, è vero, ce ne sono un po' troppe, però comunque dalle gas. Comunque si stava bene, non vorrei dire, ma si stava bene quando c'erano poche stable, eh. Ce ne sono veramente troppe, basta. Sì, diamo una donna diciamo anche all'Imperium. No, diamo una donna, no, ce l'hanno lì, che peccato, dannazione. Ma hai visto, che coglioni, gli shitro, ragazzi, che palle, mi hanno fatto cascare i coglioni, davvero. Uno degli acquisti più inutili. Sì, vogliamo parlare di quella che vuole portare il triplo... L'ultima anzi. News. Chi? Ma chi? No, non lo so io. Non, cioè, non so se cioè, è un rumore, quindi non lo dico. Senti, allora dimmelo su Telegram. No, su Discord. No, su Telegram. Su Telegram. Su Twitch. Va bene. In privato posso mandarlo anche a te, Matte? Penso lo sa. Tanto non è, cioè nel senso si parla di CM Punk, voglio dire, regà, sono tutti rumor, che cazzo è? Dalle gas. Così proprio. Stavo per dirlo. Esplosione, è per Dio, cioè. Per Dio canno, nel senso. Il nostro Brock ci saluta. Greve, comunque ce l'avevo, però non mi ricordavo. Mi hai corretto il lapsus, ecco chi era. Adesso, signori, ne parliamo dopo del rumor. Bisogna stare concentrati. Io ho paura. Cioè, già c'è andata di merda nel complesso, eh. Olè, cominciamo. Via. Che cazzo. Olè! Po-po-po-po-po! Dash? Po-po-po-po-po-po. Allora, manda una donna. Però Manami è ghiaccio, quindi rotolamento è brutto. No, ma sono tutti uomini. No, sono tutte donne. Ah, ok. Tia Bini, dai. Vai, io posso provare con un altro di questo. Gormito. Che mito. Già. Oh, basta, che palle. Potevi nascere femmina, Evil Dean. Godo. Mi è appena venuta una crisi filettica, non ci fate caso. Lascia perdere. Tutto banale, oh, tutto regolare. Flash quanto glielo butta giù la precisione? 2-2? È il doppio team quello che a lui lo alza di 2. Infatti a lui vorrei mettere doppio team. Adesso, switch. Rotolamento a precisione bassa. Manami. Iga. Va bene. Manami, dai, proprio no. Tirata, Non vedi, No, Manami è troppo bello per morire. Pestone. È un pestone, era, È un bel pestone che ha tirato.
Non so che Manami se ne torna dietro. No, no, Manami non deve assolutamente morire, è troppo utile. E il whip, no, flash. Famo flash. Oh, ottima cosa questa. Ok, adesso posso iniziare a fare cose. Molto bene, molto bene. Sa- dai, oh, nel complesso pensavo peggio. Cioè, nel- cioè, oddio, non è che c'è andata bene alla fine, però... Beh, sì. vedi, di la Brock. Sta andando... No, no, infatti l'ho detto, non è che ci sia andata particolarmente umanamente, però da- dale gas, forza Carrillo. Manda sta lì a Michael, ah, per favore. E dalle gas, all e day long. Questi stomp. Oh, oh! Cazzo, sembri Rolly. Gli ho tolto un cazzo. Io li... Non c'è qualcosa. Ah, no, è vero, porca puttana. Cosa c'è? E qua c'era la cosa che i tipi buio erano tutti attacchi speciali, quindi se io gli faccio colpo coda non serve un cazzo, giustamente. No, ci credo. È vero. Che palle sti cambi, però. Super pozione, Manami. Attraziona sto cazzo adesso. Ah. Sui. No, basta sui. Eccoci qui. Puntuale l'attrazione. Madonna, è palle sto pestone. Mi nonna che palle. Allora, ha cantato Manami, quindi adesso è il momento di colpire. Chi è l'annoyer di merda adesso? Eh? Boom. Ah, vabbè, easy. No problem. No, ma dai, ma basta. Ma no. Ma dai. Ma no, ma nel senso, ragazzi, ma non, cioè, porco due, non l'ho trollata. Sono impegnati a farlo difficile sta battaglia comunque. Vabbè, e continuiamo nel senso. No, body slam, momento wrestling, attenzione. Body slam di no, nulla, nulla, ancora regge. Allora, adesso però che si fa? Super pozione, bravo figliolo. Better safe than sorry. Better Call Saul. Va bene, Better Call Saul, solamente il meme. Oh, sto buon latte di merda. Buon latte. Oh, oh. Adrenaline. No, basta. Anche oggi è arrivato uno in chat a What's Next su Twitch. The American Nightmare. Cioè, ci sono le vedove di Cody Rhodes, ragazzi, basta. Ma non le bimbe di Cody. Cioè. Dimma solo. Non è, ancora. Oh, dov'è la... Sarà un lungo scontro. Sì. Sarà veramente l'apice dell'intrattenimento, Allora, ok. Mi finirà sti doppi. Grazie. A parte no, Pestone, mi sa che c'è un bel po'. Ok, qua ha missato. Body slam numero 4. Alleluia. Oh, lì. Dai. Adesso dai, ci siamo, Tentenno, forza. Yes. Oh, lì. Vedi quando gira bene. Vedi quando, vedi quando gira bene. Madonna. E riclincia. Ok, ok, pensavo di averla ritrollata, scusate, va bene. Ez, a casa. Mucca poi, ufficiale. Soldato, Brock. Vabbè. Usciamo da questa battaglia con delle cicatrici, ma allo stesso tempo con una nuova consapevolezza delle nostre possibilità, dannazione. Aggiungo i checkpoint su... Ma in che senso poche futa? No, no, aspetta, sono dei chiusini per tombini decorati con immagini Pokémon collocate in Giappone a partire dal 2018. Il nome suona molto equivoco. Il nome mi era interessante, effettivamente, però io non ho pensato male, perché volete sapere perché non ho pensato perché male? Perché sei una brava persona.
No, perché non mi chiamo Matteo una versione pura. Olè! No, davvero, dai. E poche puta, va bene. E niente. Ragazzi, abbiamo vinto terza medaglia da pazzi. Sium. Questo è un siamo momento troppo del... forti. Direi di sì, onestamente. E qui ci vorrebbe i Bushi, però Giulio è scappato. Cioè, capito? Lui adesso è scappato, poi magari dopo torna. Cioè, questo è arrivato per far parlare i Bushi e poi l'ha rinchiuso. Non si fa, onestamente. Evil sale al 19. Vai. Mi sale al 18. Buono. Dicevo. Boia. Sei cattivo. No, sei una stronza. Ti meriti una di stronza. Olè. La figlia della mignotta. Wow, Snivel. Snivel. Sono rimasto Snivel io. You mini. The blue mini. Badge. And the blue mini. Sarebbe divertente se blue mini skin su Pokémon di blue mini. Vabbè. Blue mini alla Rumble, lo voglio. Domanda, chi bello, mettiamo mini... come rimpiazzo? The Brock, Rowan. Non so. Rowan Palais. Rowan. Pure sì, Rowan. Wendy. Hey Wendy. Hey Wendy. Where Wendy? Where Wendy? Wendy è anche una catena di supermercati. No, non è vero, di fast food. No, che cazzo Wendy's. È? Sì, Wendy's. Wendy's. Ci hanno fatto anche una pubblicità a Rick e Morty. Da pazzi. Parere mettici, onesto. Mettici Fuecoco come Fuecoco. Sostituto. Fuecoco il crocco mela, mi fratello. Anzi no, mi figlio. No, mi fratello. Mi cugino. Troppo small per essere fratello. Quanto è minuscolo. Allora, io adesso ti dico qualche parolaccia e anche qualche bestemmia. No, in che senso? Allora, voglio cercare una pagina di Pokémon, del Pokémon sì. Central Wiki, dove c'è l'elenco di tutti i Pokémon e poi a fianco tutti i tipi. Ma è una bella tabella lunga, tipo c'è cioè, acqua e poi tutti i tipi acqua. Acqua okay. E tutti i tipi acqua e acqua volante, acqua lotta. Mi sembra una cosa da serie B che da Pokémon Central. Tu dici? È una cosa che farebbero lì. Moia. Vabbè, io mi sono ricordato di un meme, non so perché, un meme riguardanti due Pokémon in particolare che mi sembra fossero Natu e esatto. Tipo... era Natu e un altro che proprio non mi sembra Sandile. Cioè voi direte, ma perché? Sono 10 cose che non sapete di questi due Pokémon. E tipo, mi ha fatto morire quel meme di merda. Ora se lo ritrovo lo leggo subito in live, basta, ho deciso. Ah sì, devo depositare. Vabbè. No, non Bulbapettia. No, ma che palle sono questo? Sono partiti su Twitch, la band preferita della WWE, scusate, ecco. Death. Ufficiale. Il Limp Bizkit. Bizkit. A me sono partiti Limp, ma che cazzo, a me ho messo il riproduttore di Spotify tuo. Vabbè, allora va avanti. Ma stai sentendo il mio stesso Spotify? Allora, io adesso clicco su Discord e ti metto, riproduci su Spotify. E adesso ho i Death. Certo, va bene. Prima avevo i Biscuit, ragazzi. Dai, va bene. E l'ho trovato comunque. Quindi siete pronti a scoprire 10 cose che non sapete, ma proprio non sapete. Incredibile, pazzesco. Tu Sandile. Il famoso Pokémon che è un coccodrillo di sabbia. Va bene. Sì. Che però è anche un procione. Occhio a non cambiare la prima lettera. È un procione con la maschera. Allora, oggi il nostro ospite è Sandile. Sandile sotto c'è un'immagine. Lui, filtro. Avete presente? You're so fucking precious when you smile. Sì. La meme, dai. La meme, Madonna Troia, che pal. Dai. Sì. Signori, Brock ad AEW Dark.
Olè, buonasera. Potrebbero farlo insieme ad Alicia Fox. Alicia Rowan, Mandy o Mella. Poi parto con Sandile, che tanto io dico solo che a me mi ha fatto crepare. Io ho un'idea alternativa. Se ne piglia uno. Vediamo chi troviamo il prossimo. Sudowoodo non lo possiamo prendere, perché lì l'abbiamo già preso. Sudonudo. È lui. Allora, 10 cose non sapevi su Sandile. Filtro del meme. La prima cosa la dico io, sono minuscolo, dice Sandile, ovviamente. Quindi, prima cosa, come già accennato da Sandile stesso, Sandile è minuscolo una cifra, è proprio piccoletto il bastardo. Secondo, Sandile è il mandante della strage di Ustica. Questa la sapevo. Terzo, Sandile è originario di Francavilla Fontana in Puglia. Quattro, Sandile ama fare i cruciverba, ma conoscendo solo la lettera A, riempie sempre tutte le caselle bianche solo con le A. 5. La curiosità numero 5. La curiosità numero 5 l'ha scritta Sandile. 7. Sandile è l'unione delle due parole Sandra Mondaini. Non ce la faccio. Sandra Mondaini e lo swag non è moda, lo swag è stile. Da qui Sandile. 8. Lo sapevi che Sandile riesce a indovinare sempre i numeri del Super Enalotto? No? Ecco, io neanche lo sapevo, infatti lui insieme a Natu mi hanno spillato un botto di sbleuri e al momento mi deve 2000 euro per il pezzo di merda. 9. Sandile ha un grave problema di ludopatia ed è tuttora in cura in una specializzata clinica riabilitativa. Numero 10. Sandile può imparare per raggio. Questa me la sono inventata, lol. Eccoci qui, signori. Queste erano le 10 cose che non sapevate su Sandile. Me lo puoi mandare? Sì, adesso te lo mando. Da Facebook, no, da Facebook però ti viene il... vabbè, senti sti cazzi. È il cancro. Andiamo. Sì, per forza. Faccio prima io da Facebook, Oh, forse ci siamo. Cosa? Dove? Sì, l'ho trovata la pagina. Quello il link Pokémon per tipo. Sapevate cosa bisognava cercare? Il link Pokémon per tipo. Eccoci. Bastava quello. Affanto, da quello che so, anche se cerchi semplicemente il tipo, te lo dovrebbe trovare. Grazie. Allora, prego, cioè, ma non, tipo, non è tipo l'unico. Fuoco, dovrebbe darti la lista. Tipo culo sudato, sì, ci siamo. Ah, ma è poche memes, ok. Certo, da dove lo pigliavo. No, cazzo, questo c'è pure sì. Calcio basso. Poi ce n'ho un altro, e poi basta, sono finiti, ce ne sono due. Che è quello con Nafu. Quello con Nafu è il dispernato. No, proprio lui. Mio fratello. E... eccolo, trovato. A Violapoli che c'è allora... con botti in testa? Te lo dico subito. Violapoli. Un cazzo. Ti giuro un cazzo, però fare botte in testa non dovrebbe uscire niente. No. Non c'è nulla. Che culo. Fate. Questo certificato al momento dalle gas. Osso invece. Allora. Cosa abbiamo adesso? 37, ok, cambio. Ci avventuriamo nella Route 37. Carino. Oh, non male. Ah, vedi Stuntler? Lo Stuntlerista, vedi? Comunque, l'ho trovato. Quello della versione con Natu. E Natu è il Pokémon volante più piccolo tra tutti. No, di età è il più piccolo di statura, Natu ha 88 anni. Natu nasce nel 1933, per l'appunto, a Biella. Sandile è di Sandile è di Villafranca Fontana e Natu è di Biella. Natu si evolve al 25 in Xatu,
Però poi quando arrivo al livello 50 continua ad essere uno Xatu. I Pokémon, a differenza di Digimon, non possono devolversi, eccezione fatta per le mega evoluzioni, ma stiamo divagando. È nato un ludopatico figlio di puttana e mi deve 2000 euro, anche lui. Nato è molto carino e molto dei cuori. Naku condivide il patrimonio genetico con Valerio Lundini e per puro caso condurrà una pezza di Lundini che per l'appunto solo per la prossima stagione si chiamerà una pezza di Naku. Un Naku entra per la seconda volta in un bar e ordina al barista posso avere Naku caffè? Fa sempre molto ridere. Naku è l'anagramma di Utan, Tanu, Tuan, Nuta, Naut e un'altra ventina di parole che non significano un cazzo. Era per arrivare alla conclusione che sono Naku l'anagramma di queste belle parole, un'altra ventina di parole che non significano proprio un cazzo. E Naku fuma il senza nome bianco. Direi che ci siamo. Dai. Bello, mi piace. Peccato che ne ha fatte due e basta, dovrebbe farne di più, sinceramente. Mi fa morire. C'è tempo. Ha voglia, mi offre davvero una cagasburro. Io ne vorrei uno su Mook. Vabbè, io lo chiamo Mook. Mac mi viene a mettere il computer. Porco. Come lo chiamiamo? Il ragazzuolo. Com Monster. Lui è grosso, cioè nel senso. Malakai. Per le corna. No, ma. Ma oddio, perché per le corna? Oh no, anche se... No, non perché lo tradisce, no, perché non entrava mica con il teschio da cervo, da cerbiatto. Ah, è vero. Renna. Vero. O se no lo chiami Malachia, Malacarne lì. No, vada per Malacarne. Carina. Malachia va bene, l'importante è... No, aspetta, però, se vuoi mettere qualcuno con le corna, mettiamo Mattardi. Ci avevo pensato, in realtà, appena hai detto corna. Io invece ho detto, Malachia è bellino, ma basta che non metti il cognome, nel senso, perché potrebbe essere un po' strano mettere il cognome di Malachia. Bravo, Malakai, mi piace. Malakai. Malafregna. Non trovo lo sprite, qui. Però. Malafemmina Black. Malissimo. Malafemmina, vai you. Che è successo, vai? Controlli al volo sul Pokédex a che punto sta, perché non lo trovo. Ah, eccolo, ok. Da dopo Oregon 2. Oregon 2. Il 26 novembre, wrestling a Lugano in Svizzera. La faccia del cazzo. Il 26 novembre. Butta, il 26 novembre. Vabbè, il 26 novembre è grande data. No, ironicamente, il 20 e il 26 novembre c'è una fracca di eventi italiani. C'è veramente un fottio di roba italiana a Roma... In Toscana, in Lombardia, in Basilicata, c'è un sacco di roba, davvero. Quindi, se qualcuno c'ha voglia, sa che fare. Tanto non ci avete voglia, tanto che cazzo vi frega, nel senso. Nessuna voglia. Percorso 37. Cazzo. Percorso 37. Poi, allora, segno tutto quanto, almeno... Catturato con Pokéball al 14. Segna, che se no la finanza rompe il cazzo. Eccoci qui. Mosse. Allora. Tackle. Mazza, non c'è una mossa. Controlli le mosse che prendo. Allora, Stuntler, abbiamo detto. Farà schifo sicuramente, però sono fiducioso. Certo che farà schifo. Nessuno se lo incula mai sto Pokémon. E meno male, poverino. Allora, seconda gen. Impara Pistone al 23, Riduttore al 40 e Stordiraggio al 49. Del resto Turbo Sabbia al 31, Ipnosi al 15. Vabbè, poi c'è qualche altra MT che gli può imparare, perché comunque poi tipo... Terremoto, impara, Furto. Beh, Furto è buono. Doppio Team, Psichico, Ritorno, Russare. Ritorno glielo potrei dare. Tossina impara. Boato, botte in testa. Sì, MT. Okay.
Tramite accoppiamento puoi imparare Morso con Umbreon. Giusto per una chicchetta. No, no, però se fai incrocio padre con Stuntler madre viene fuori una Stuntler. Non ci fermiamo a questi concetti limitanti della vecchia scuola di pensiero. Li facciamo accoppiare comunque li facciamo accoppiare. Anzi, certamente. No, meno male che è di prima gen perché non c'ho le bolle. Meno male che Silvio. Comunque ha un grandissimo attacco e una grande velocità, lo so. E tutto il resto è mediocre. Infatti l'ho voluto tenere pure per quello. Ci siamo, sarebbe bello avere anche lui Nidorino dei Maneskin. Ho letto, se ho letto, Nidorino. Non l'ho fatta io. Non l'ho fatta io perché sennò che cazzo è Nidorino? Nidorino dei Maneskin, sì, è lui. Io sapevo Fusano. Roba del genere. Vabbè, nel dubbio ascoltate Berettano dei Maneskin. E nel dubbio ascoltate lo Yapapi Podcast, il podcast che fa schifo, grazie. Il podcast che fa Smirgo. Paolo, non lo conto perché già... Vabbè. Sì, sì, mazza, che occhiaie che c'ha Noctowl. Si trova solo di notte, forse sta sveglio. E che cazzo. Dormisse un attimo. Masta, uppa. Masta Watt. Allora, volevo segnalare. Rischio, Malagai. No, catturiamolo. Allenatore. Allenatore, catturiamolo. Era veramente convinto. Cioè... Dai, dai. Questo si può catturare. Ah, però no, nel senso. Prima. Ah, scusate, mi sono dimenticato. Va bene, va giù. Segnalo uno Shift 3D che ci scrive: raga, sono ancora in tempo, buona Pasqua, evadete il fisco, rubate i soldi dal cestino in chiesa e soprattutto mangiate la cioccolata dei vostri cugini, tanto non se ne accorgeranno. Scusate, non mi sono presentato, sono Giulio. È il post a 666 reazioni. Ok, ottimo. Vabbè. E poi c'è un senza motivo, c'è un... com'è che si chiama la pecora di Spada e Scudo, quella merda, Woodle, com'era? Era tipo qualcosa, era dai, su. Era questo. Ecco, perfetto, è la pecora di Spada e Scudo, però alla testa di Rayquaza, e c'è scritto, hai un euro per il biglietto, devo andare a Siena. Io non lo so, io dico solamente una cosa. Per andare all'università io, il treno mi porta in un posto magico, ragazzi, che si chiama Compiobbi. Che cazzo di percorso è? Mi sono un attimo perso. 38, no, credo, no, sì. Era 38, ma dubito, zii. Allora, Compiobbi in realtà è una città piena di... Che cazzo di è Piobbi? No, no, ma Piobbi, no, Piobbi, Compiobbi, Compiobbi, Compiobbi. C'è molto più ridere Piobbi. Piobbi. Compiobbi è una città piena Milt di emozioni. Anche, però di giorno. Praticamente, c'hai una stazione obliqua. È una stazione... Io non sto scherzando, è una stazione obliqua quella di Compiobbi, e stai piegato col treno. Scendi, devi stare attento a non morire scendendo, mi raccomando. Fuori dalla stazione c'è uno che vende vini sfusi, prendi una boccia di vino, la senti e torni sul treno. È finito Compiobbi, ecco qua. Ah, ok. Questo è tutto quello che ci può offrire Compiobbi, anche perché la squadra di calcio sta in seconda categoria e si chiama Ludus 90 Valle dell'Arno. Quindi voglio dire, vabbè. Figa Piobbi. No, per me non esiste con Piobbi. È Piobbi per me. Vabbè, Piobbi. Allora te ora scendi in Toscana e ti porti porta Farnacita a Poppi. Va bene? Vieni a Poppi. Poppi. Ti porta a Poppi, con Piobbi e Pietra Santa. Vai, vediamo se ti diverti. Cane. E anche a Pietraviva, e anche a puttane, va bene, tanto conosco i posti, vabbè. Non sto scherzando, me li hanno detti, forse, sì. Va bene. No, comunque, scusa, io ti consiglio, Matteo, un secondo, switchiamo l'orario e boom, basta, che tanto ormai Umbro non l'abbiamo digevoluto. Non assicuro niente.
No, perché così se no stiamo qua una vita. Già che c'è possibilità minima di trovarlo, più c'è il 30%. Ciao. Okay. Allora. Eccoli i bastardi che streamano sempre quando non posso esserci. Enrico, tu sei scomparso nel nulla. Che cazzo è successo? No, davvero, nel senso, sei completamente... Cioè, ah, punto esclamativo più hobby. Enrico, tu che cazzo stai a fare? Stai a Gubbio, non lo so. Era lui che ha fatto uscire la notizia. È il mandante. Ma è il mandante. Comunque, il mandante della strage di Gubbio. No, no. Beh, effettivamente non è stata una strage. La smerda apocalypse. Io volevo dire che bisognerebbe fare un comandino più meme per il meme. Cioè, in realtà io lo vorrei fare dinamico, ma è difficile. Lo so che lavori, era ovvio, ci mancherebbe altro. Stavamo a giocare, tranquillo. Io non vorrei dire, ma manca ancora la emote del cazzone. L'emote del cazzo, dai Matteo, su, e che cazzo, capita? Guarda, appena finito il live la fai. Dai, oh, emote. Non dobbiamo neanche guardare le finali del climax, quindi... Oh, non chiedere mai una donna alla sua età, non chiedere mai un uomo quanto guadagna da nazione. Enrico, ascolta bene. Non chiedere mai al tenente Surge, è letista per Lieutenant, non per Little, ci ho messo anni a scoprirlo, quanti crimini di guerra ha commesso. Secondo me c'è un numero importante. Lieutenant per cosa sta? Sottotenente? Sì. O tenente basta, boh. No. Ma che cazzo ne so. Questi cazzi, nel senso. Era perché LT Surge è un genocida di base, era quello il meme. Comunque, dai, basta, non ne trovo più. Cioè, ho visto un Bidoof con un hot dog in mano. Cioè, io non riproviamo, lo so più. Sperando che non mando a puttane nel gioco con l'edit dell'orario. Ok. Madonna, okay. Per un edit dell'orario. Non lo so. Non mi fido di ste cose. E sì che la cartuccia, cioè, basta mettere un setup al DS, nel senso. Aspetta, Anzi, no, non è il DS, è il Game Boy, scusate. Comunque, ieri mi è arrivato il costume per Halloween, dice Enrico. Che cosa ti sei preso di bello? Io penso sia il costume di quello che ho visto oggi in foto a Lucca Comics. Pantalone smerdato, scritta dietro, sì, sono di Gubbio. È lui. Un vestito di Laura Pausini. Sarebbe divertente. Bad. È un costume da frate, cosplay padre Maronno. Tranquillo. Allora, mi sono completamente scordato quello che volevo fare. Okay. Quindi siamo per... stream da Discord. Sì. Ah, di Matteo, domanda random. Te si giochi ancora a Forza? Ogni tanto sì. Bravo, Forza. Ogni giovedì. Quando lo aggiornano, vero? No, perché non mi ricordo se si può giocare a PC, Xbox. Sì. Io gioco da Xbox. Io comunque posso dire. Nel caso dopo proviamo a vedere se funziona, che magari qualche giorno facciamo qualcosa insieme. Io volevo dire che forse mi sono sbloccato per Terraria. Really? Incredibile. Mi sa che 5 euro ce li posso buttare. Ho aspettato che mi arrivassero il pagamento della San Giovannese Calcio. Mi è arrivato, potrei farli. Però 5, cioè non più di 5 euro nel senso, perché non comunque sei, è 5, 6, ti è. Vabbè, dai, 6 sì, dai, va bene anche 6. Sei tirato. Comunque, nomi che attirano papergnacca, non so che cazzo vuol dire. Dragapult, Fosco sì. Super 4. Professor sì. Elm, per come sì. No, secondo me no. Vabbè. No, questo non lo posso dire. È il Pokémon di Ultra Sud Ultra Luna. Lo sapete non perché non lo posso dire. Signor Ozma, no, però è il signor di prima, Ozma. Sì. Certo. Questo è di prima. Sì, Tauros è di prima. Brandon, nome che attira papergnacca. Bacco Bacchini, giustissimo. Rocco Petri. Gerangelo Petri. Più avanti nel percorso, che secondo me non c'è qua. Ma il percorso è quello, penso che sta là, sta anche qua.
Ma effettivamente non è come Coromon che c'ha le zone. Niente, nessuno sta seguendo Coromon qua dentro? No. Di Saidonia? Di Saidonia? No, no, prega, io so... Niente. Io sono... Mia... Cioè... In... Ah! Vai. No, cosa ti ha fatto, Saido? No, non sapevo se già quello fare... No, ah, no, scusami. Ho tirato una madonna, mi ero mutato. Ho smesso un po' di seguirlo perché... allora, io avevo smesso un attimo di seguirlo quando è iniziato Elden Ring, perché l'avevo iniziato quasi in contemporanea e quindi non volevo spoiler. Sì. Il problema è che stava andando veramente... Eccolo! Stava andando veramente troppo lento su Elden Ring, con tutto il bene so che lui poi è puntiglioso su varie quello che trova, legge tutto... Sì, però, Dio mio, però una certa, è un gioco. Ho smesso proprio. Scusami, davvero, prendo la palla al balzo, ti ha fatto venire guardando il Pokémon il latte alle ginocchia. Dai, Il mouse 69. Potete donare 50 sub che me le merito per quanto sono divertente, grazie. Allora, vai, Enrico. Volevo dire... 50 sub quant'è? 500 euro? No, forse qualcosa di meno. Vabbè, comunque, c'erano altri due nomi che attirano Papernacca, che sono Elimina Mosse e Quizzoteca, d'accordo. Nomi che non attirano Papernacca, Bellocchio, e poi c'è un punto. Vabbè, Bellocchio F, niente. Mi piace, ma Malagai probabilmente lo sostituiremo. Sì, via di Milton. A parte che se entra anche Milton, abbiamo tre Bulky in squadra. Cosa buona è abbastanza. Mi piacciono le bulky, vero? Io ho letto famiglia tradizionale in caps lock, ho paura a leggere quello che c'è scritto. Nel frattempo guardiamo subito questa cattura. Allora, subito uno. No, sì, non ha molto senso che sia blu la Pokéball, però ho visto che... ok, ci sta. Era... Capito, c'era... No, perché mi ricordavo che mi avevi detto che diventavano di colore del Pokémon. Dopo che scattava la cattura. Ok. Vedi? Sì. Bella idea, bravi. No. Figa, quando ancora la Game Freak sapeva fare i Pokémon. Eccoci qui. Per fare i giochi. Volevo dire, famiglia tradizionale, mamma, papà, un Turtwig minuscolo. quello panni shiny, che zio Franco non allena mai... Ma che per qualche motivo sta l'ho vista quella lì, bellissimo. Vai. Bacco Bacchini, che è buono come i Poffin, ma meglio non lasciarlo da solo con le creature. Elty Surge, che quando racconta la sua vita salta tutto il periodo 39-45 con una scrollata di spalle e un sorriso. Vera, che ha sposato un calabrese, vabbè, e viene alle scene sempre con uno spesso strato di cerone in faccia. Magikarp e il Miltank di Chiara, per rimanere in tema. Questa è la famiglia tradizionale. Questa non lo so, è femmina? È certo, Dudro. Va bene, io appoggio. Io Piper. Dudrop. Piper. Vabbè, Piper, dai. Però va bene. Secondo me è meglio. Ovviamente tutto, ogni riferimento al peso della sedia è puramente casuale. Ogni puramente casuale. Ma nel senso, sì, a che cazzo gli dai? Ragazzi, ce l'ho. Visto che è una sana vacca. Vabbè. C'era una che nel periodo delle Divas, quindi il periodo più grande del wrestling femminile internazionale, secondo Maria Canellis, un saluto a Maria Canellis e alla mia clip su Maria Canellis soprattutto, e volevo dire che ce n'era una vestita da mucca, che era Mickey James. Sì, quando hanno fatto il segmento per prenderla in giro. No, non era Piggy James quello. Era Piggy James. Allora, perché la Austin, Enrico? Perché Mickey James Mickey James, Candice, Mickey e Laila, io propongo, perché eravamo comunque in quell'orbita. Visto che è una sana vacca, la chiamiamo Sasha Banks. Eccoci qua, buonasera. Si chiama Sasha? Dai, su.
Che volete fare? Come, come volete. Mi chiamiamo Aggia. E chi cazzo è? Baja Gong. No, no, se non diventa troppo cattivo. No, 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 calma. Va bene, cool. Per dire una cattiveria. Cool Metagross Fact. Lo sapevi che Metagross ti prego, ma... Matteo, leggilo te il commento che ha fatto Enrico. In questi casi si commenta con Dalegas. Vai, apposta. Anche Jamie Hater, allora. Beh, sì, è vero, effettivamente. Jamie Hater dovrebbe essere. Tony Storm? Sì. No, Tony si era già dato. Tony Khan! Allora... No, va bene. Lo sapevate che Metagross può infilarsi tutte e quattro le braccia nel culo? Ora potete continuare a scegliere il nome. Va bene. Non lo so io. Non lo so. Una vacca. Jordin. Allora. O lo scegliamo perché è sana effettivamente, perché è la vacca, o perché è tonda. Quindi, voi su che linea state? Vabbè, Jordan Grace è massiccia pure a livello muscolare, quindi... Però... Dici che sarebbe un complimento. Non lo so. Poi mi sta sul cazzo, ovviamente. No, no, allora... pure a me. Per quanto sia brava sul ring, mi sta veramente sulle palle la Grace. Non lo so, si chiama Jordan. Dai, è pure bellino il nome Jordan. Su. Perché il culo da mangiare. Non lo so, però i saliva mentre si parla di culi e Miltank mi fa ridere. Io sono Nightwish. Sono sempre indietro, lo sai. Se no, scusate ragazzi. Un po' avanti, boh. No, l'abbiamo già... No, puttana, abbiamo già chiamato una Nikita. È vero? Sì. Mi sa di sì. Se no era niente. Nikita. Se no era Nikita. Il macchinone da combattimento. Oh, Nikita Robbed a NXT. Non ci siamo. Non ci siamo, eh. Nikita e Zoe Stark derubate dal la mascellone. Cioè, la moviola in campo era Extreme Rules 2013 che non la vedevo. Vabbè, dai, vado con Jordan. Cioè, sì, vai di Jordan. Oh, cioè, hanno perso per una svista dell'arbitro e completamente a cazzo arriva un altro arbitro a dire no, guarda, fai ripartire il match. No, no bro, non funziona non così. Siamo in Conference League, siamo in Serie D a NXT, non c'è il VAR, non funziona così. Ragazzi, ma dato che è un po' che non ci si sente, mi posso aggregare a voi su Discord? Ora no, dopo la stream dopo se vuoi. Sì, dopo sì. Dopo sì. Allora, ho visto un nose pass... No, va bene, questa la mando su Telegram. Va bene, questa mia... Mamma mia, Nikita, dai. Questa mi ha battuto, scusate. 3, 2, 1. Vai, vai. E... Cioè, sai che ce l'ho anch'io questo sticker qua? Mi fa piacere. Crotone. È un Crobat... Più Lunaton. Sì. È bellissimo. Porca puttana. Deposita quella merda di Malakai, va. In quanto suo Mark mi reputo offeso. Non il malacarne nero, ma il Pokémon Stuntler. Hey Wendy. 13, ok. Hey Wendy. Hey Wendy. Damiano De Maneskin e quella incredibile somiglianza con il revitalizzante Max. Ma perché? Ma non è vero. Ma stai su Pokémims? Sì, sto girando. Tanto prima o poi. Cioè, voglio dire. C'è Pikachu, lo sprite di Pikachu che ti fa l'occhiolino. Piedino alzato, tutto carino. E accanto Palestine Israel e Two State Solution. I don't know. Two Palestines seem like a lot of Palestines, but ok. Io non ho parole. Cioè, no, ragazzi, Kyogre con il World Art, con scritto Amala, pazza Inter Amala, è una gioia infinita che dura una vita, pazza Inter Amala, con Kyogre nero azzurro in World Art. Non è possibile. Non è possibile. È comunque una terrorista. Sì, Kyogre in terrorista bastardo. A che livello impara rotolamento? Agli ordini.
Mint. Il Minchamp. Intanto attrazione glielo insegno, perché voglio fare proprio il Milt anche rompicazzo di chi. Rimpare al 34. Bene. Perché se no ce l'aveva... 20, perché è stronza, ovviamente. Ah no, no, cazzo, perché in realtà... sì. Uno e in più dovrebbe imparare al 5, cioè quindi vuol dire che non l'ha imparata. No, scusa, quello lì è ottava generazione, scusami. C'era il 34, giusto, in seconda. Poi pestone, buon latte. Beh, io la farei pestone, buon latte, rotolamento e attrazione, come quella di Chiara. Sì, allora rotolamento. E si va a conquistare Lance. No, e c'ha pure Riccio Scudo, il suo, scusa. Allora cosa non ha? No, non c'ha Riccio Scudo. Io però Riccio Scudo glielo tengo, perché raddoppia il danno di rotolamento. Quindi allora, sì, senza dubbio. Gli insegno buon latte. Senza dubbio. Però buon latte può essere utile. È vero. Fate vedere un attimo le mosse. Vai. Chi ha fatto la cringiata, ha detto Enrico. Ma chi? Cosa? Dove? Ma su Pokémins di Crotone. È Pokémins. È una pagina su Instagram, Facebook, Twitter, dove cazzo te pare. E allora, rotolamento, attrazione. Riccio lo scudo e pestone. Ok? E deve imparare... No, basta, se lo vuole tenere così, Matteo, sennò buon latte. Sì, cioè, ma posso di che? Di pestone? No, pestone lo tieni, perché non ha, sennò... Io lo terrei così. Guardate, vi dirò, così è buono, in realtà, secondo me. Così è già buono. Non c'è così, questa grande necessità, di... Se vogliamo essere... pure sia forte. Così, se vogliamo essere anche pignoli, rompiamo anche il culo alla palestra spettro, perché non ci fa danno. Iniziamo a spammare il rotolamento con il suo scudo. Cioè, io francamente, tra tutti, quello che vedo più sacrificabile è attrazione, secondo me. Però secondo essendo me, femmina, essendoci tanti capo palestra maschio da qui in poi... Sì, è vero. Ah, va bene. Non mi ricordo. Corpo scontro. C'ha il rinculo? No, ma paralizza, sarebbe body slam. Ah, ok. Però Cesar la paralizza il nemico. Allora quando arrivi al 43 gli insegni corpo scontro, che è 85. Sì, al posto di pestone. Sì. Volendo gli si può insegnare anche forza. Più avanti. In realtà poi per la palestra spettro ci abbiamo pure Evil, quindi... Ibido! La team di Fabio Romano Gasa. Faccio il Macconi 2. Chi pulisce più di Chanticleer? Bello. Quella di Kyogre. Ma dovrei andare. Mi spiace, ma dovrei andare via. Ah, è vero, devo fare la torre qua. Non era punto esclamativo, Giulio, era hashtag Macconi libero. Hashtag. Lo facciamo anche il comando, eh. Ma il comando che cazzo ci scrivi? Scusate ragazzi, sono stanco. Allora, no, domani c'è un colloquio. È vero. La team di Fabio Romano Gasa, volevo dire una cosa. La team di Fabio Romano, figlioli, ne approfitto. Guardate che vi faccio. Vi faccio uno dei comandi, visto se ne è parlato ora. Punto esclamativo playlist. Perché in questa playlist c'è 7 vizi capitale. Ed è la team di Fabio Romano. È quella che voleva dire... No, non c'è più. No, com'è? No, però dico... Non ho capito. Anche di Suburra, Mount. Ok. Va bene. Ricordi i comandi, punto esclamativo find pirisi se siete stronzi, punto esclamativo playlist per la playlist Spotify e ovviamente punto esclamativo rivista per lo shop di Decido Sports, l'unica rivista di wrestling in Italia, in italiano, e cartacea e digitale, almeno se volete spendere di meno avete pure l'alternativa. E se siete delle grandi città, Roma, Firenze, Torino, Napoli, ma anche se siete in Sardegna, in Veneto, in Molise, ci sono i punti vendita per prenderle a mano, quindi senza spedizione, che comunque è gratuita. Quindi, ma non tutto. In Alto Adige. Non in Alto Adige, lì sono stronzi, non è vero. Anche in Alto Adige, però se volete sapere tutto, punto esclamativo rivista.
Ma comunque, ho fatto, e questi sono tutti i comandi. Che palle. Vabbè. Dicevo, finiamo qua e poi chiudiamo. Sì, direi di sì. Comunque, primo episodio della rubrica. Faccio? No, niente. Mosse che se la Nintendo avesse lasciato fare a me sarebbe stato meglio. La tiro a culo. Vai. Ira di... No, no. Ira di Drago, rabbia draconica. Spaccaroccia diventa scassa sassi. Col neve, cocaina off time. D'accordo. Vabbè. Ira di droga, clima, meglio. Vabbè. Palla clima, Mario clima, pezzo di merda. Ruggito, meteo bello, quello. Meteor pugno, pugnazzo mega galattico, meteor pugno, peso bomba ad Adinolfi, ho riso. Bello, bello. Sberletese, no, ok, sberletese mi piace così, va bene, allora, apposta. Però Adinolfi interessante, devo essere sincero. Greve Adinolfi. Greve, davvero. E non è morto che c'è l'Alfanta. Niente, tra l'altro tra poco inizia il nuovo campionato. Sì. Sì. Facciamo un Iapapi squadra? Io non so, cioè io posso pure darvi una mano, nel senso, però so scarso. Ma tu sei questo? Ma te sei te il top tier del Fanta, qua. Buon attimo, qua tragica. Vai. Allora, 23, 46. Fa brutto colpo, va giù. Prova. Massima sfiga. Croc. Eccolo lì, Croconaut. Andrei the Giant per gli amici. È abbastanza. È vero. Water Gun gli ha letteralmente sputato. No, Madonna. Tanto siamo più veloci. Sì. Comunque metti Shine. Sono grandissimo. Ciao. Non era 100. Vabbè. Sangre Quest che hai detto? La Sangre Quest, sì, North Face di Lele Blade. E io riderò nel sentirla. Aggiungi... Già vedo la E explicit. Rischiamo il ban? Ma che ban? No. A parte che sono canzoni, quindi non sono nostre. Cioè, noi in realtà, quello che dico le canzoni non ci influisce in realtà. Però è meglio comunque... È meglio comunque. Sì, vabbè, te mettila. Fare. No, in realtà no, non mi conviene perché lui è debole solo a terra. E terra è fisico, quindi no. Che mossa è? Light screen? È schermo luce. Non mi conviene. No. Grande Lapras. Coglione, sei cascato. Olè. Dalle gas all day all night. Qui ci avevano messo effettivamente gli sprite figa. Su Oro Argento facevano schifo, Argento c'erano gli sprite di Rattata. Vabbè, quello della mucca. La mucca, aspetta, fa vedere che c'ho. Aspetta. No, c'erano proprio, è tipo quello di Evil. Ah, ok. E sembra un gatto incazzato. Oh, quando parte Lele Blade, ditemelo, perché io, sapete, sono sfasato oggi su Spotify, quindi riproduco anch'io. Lo metti, almeno la sento. Che? Allora, quando parte questa Song Request, dimmelo, perché io devo fare a mano, perché sono sfasato. Anch'io, questa volta l'ascolto anch'io, fanculo. Dalle gas. Strano che così per Spotify. Dite quando ci siete per signor... C'è la pubblicità di una marca di salamini e pancetta che non posso menzionare su Twitch. Oh no, quella a cui abito letteralmente davanti. Va bene. Io invece sto guardando qualità. Sì. Io invece su Twitch sto guardando... Coso. Dai...
quella che spawna sempre, King Gillette, ecco. Mm. No, quello che spawna sempre è Audible. No, quello era Ascolta Max. Ascolta Max. Il processo della sua mafia. Dale. Ok, 3, 2, 1, già, ci sei? Vai, ci sono. Via. Vai. Ok, siamo. Siamo tutti pronti, siamo tutti pronti. Why you? È proprio why you questo, eh? Ti piace sicuramente, Matteo, questa. Ah, una cifra. Voglia. Vabbè. Oh merda. Cosa, la canzone o la situa? No, perché tra un po' Giordino mi sa che ce lascia. Cambia. No. Non posso. Ha usato uno sguardo. Fainted. Faccia maledizione, non so se gli toglie comunque vita. No. E comunque avevo capito che canzone era, Quella che ho utilizzato per il mio video. Sì, esatto. Hai per sempre pulita. Sempre. Per sempre pulita. Io vi disconosco. Sai che è una delle poche che mi piace. È proprio perché solo il fatto che ti piace, ti disconosco. Ok, qua Enrico mi ha caricato. È morta Jordan Grace, era ora. Non è morta. Purtroppo non è morta. Non è morta però, però mi avevi caricato. Sì. No, Charlie Trippi! No, è lui. Ah, è morto il 19 ottobre. The door face near air for sembra bullet. Sembra bullet, voglio. Allora. Ma Cita Guantanamera, com'è che non ti piace, Matteo? La cita è come quelli che mi dicono: ma Stranger Things è bello, cita Dungeons and Dragons. Quindi se ti piace D&D, ti piace anche Stranger Things. Sì, sì, funziona così, capito? Certo. Vabbè, io direi chiudiamo qua. Sì. Porco due. Prossima montata, palestrina. Con la R, mi raccomando. $500. Tengo un compagno che sta sempre tutto fatto. State one saved, Ieri, che vogliamo fare? Signori, sa che finiamo qua. Sì, adesso io faccio come ha scritto Matteo oggi, mi apprendo per un testicolo, mi appendo col filo spinato. No, ma come sei volgare, come sei Non posso dire, non posso dire che è rivolto, però volevo dire che... Hai forse belle pulite! No, basta, che palle. Guantanamera. Ci siamo, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare in realtà. Outro, faccio l'outro? No, vai. Ok, vabbè. Sempre pulita. Facciamo finire l'annuncio in corso. Okay, hai fatto bene, pulita. È partita la canzone nuova. Sì, vero. Coppola, e che è partito? Così vedo se è lo stesso. A me è partito... No, non è vero. No, questo sono io che avevo sbagliato, quindi niente. Adesso io metto, se metto riproduci da te, vediamo cosa mi dà. Ti riproduci, dovrebbe dalla stessa. Boy. In post. Quindi sì, dai. Domanda rapida prima di chiuderla, abbiamo mai fatto una tier list Pokémon delle varie generazioni? No. Ma lo sai che io volevo fare questa domanda, figa. Davvero? Te lo giuro. Figa. Come ti ho detto nel pensiero. Testina, no, comunque tier list sarebbe da fare. Secondo me sarebbe da fare o quando finiamo una season. Sì, l'intra-season. O basta, quando finiamo una season. Io direi di fare, visto che facciamo la Genlock, ogni fine season ranchiamo i Pokémon.
Secondo me si può fare, pure bel tanto. La prossima facciamo quella di prima gen. E sì, poi dai. Via. Facciamone anche le altre. Poi seconda, no. Eccetera, aspettate, devo sbadigliare perché ho appena letto un meme. No, non è vero, sto scherzando. Basta meme. Hai fatto sbadigliare anche me, merdaccio. Allora, prossima volta che cosa facciamo? Che medaglia andiamo a prendere di bello? Spectre. Godo. Medaglia vino. Allora, basta, dai. Figlioli, ci vediamo settimana prossima. Settimana prossima abbiamo, in teoria, un programma definito. Quindi adesso potete un attimo ascoltare. Settimana prossima dovremmo avere, tra lunedì e martedì, tra lunedì e martedì, tier list match di Crown Jewel. Quindi tre edizioni di Crown Jewel, i match delle tre edizioni. Solo Crown Jewel, non tutto Arabia perché è troppo lungo. Quella della New Japan quando è che la facciamo? Quella del Climax quando la famo? Non lo so. Non tra troppo perché sennò mi dimentico tutto io, facciamo passare Crown Jewel e poi la famo. Vai, tanto okay, settimana prossima Crown Jewel. Allora, tier list match di Crown Jewel tra lunedì e martedì dovrebbe. E tra venerdì penso venerdì perché altri giorni sono un po' strani. Pronostici di Crown Jewel, basati, semplici. Se ci sono novità, e probabilmente ci saranno, perché gli imprevisti sono sempre pronti, sempre dietro l'angolo in questo canale decisamente professionale e con orari fissi, Instagram e Yapapi Memes nelle storie, quando ci sono, vuol dire che al 99% c'è la live, c'è il link per la live, il timer, il programma, tutto avete. Se invece vi siete persi le live di Pokémon, prima season, quelle della seconda, questa è la terza puntata della seconda season di Nuzlocke su Crystal, poi ci sono le tier list vecchie sulla WWE, sull'AW, sulla New Japan, sui biscotti, sulla frutta, su tutte queste cose, la nomina del città, Gartic Phone, le live con Max, tutte queste belle cose, canale YouTube, Yapapi Podcast. C'è comunque tutto, divertente. Bello clean... Scusa, è cosa? Divertente il fatto che di due morti che ci sono state in sta serie, una è stata per autodistruzione e una è stata per esplosione. Mi fa ridere, e sarà divertente se la prossima è per coso. Tipo stavo per dire per veleno, non era una cosa così lontana. Vabbè, comunque, ho detto tutto, reminder fatti, quindi settimana prossima abbiamo tier list, Crown Jewel e pronostici. E poi quella dopo post show Crown Jewel e probabilmente o Nuzlocke o comunque siamo in periodo per la tier, no, per il ranking, scusate, di tutte le finali del G1 Climax. Per quindi abbiamo della roba da fare e ovviamente il mese prossimo a novembre, quindi tra pochi giorni siamo a novembre torna Max e live da noi. Quindi abbiamo finalmente un minimo di programma a medio termine, lungo no, a medio termine. Lungo medio termine, middle term booking da pazzi, no, come middle term storytelling, long term, vabbè, sentite, vaffanculo. Basta, grazie a tutti, grazie per i beat, per la compagnia, per i follow, per i punti canale, per tutto quello che volete, grazie e ci vediamo settimana prossima e io vi do buona serata, perché comunque sono le 6, direi buona serata, sì dai, buona sì, serata, buon proseguimento di serata, buon proseguimento. Buon proseguimento di serata.